Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video anti-haul. Dopo diversi video haul che ho fatto abbastanza succulenti, decido di tornare con una rubrica dove vi menzionerò le cose che sicuramente non andrò a comprare e poi dopo, se succederà, comunque vi dirò che ho infranto l'anti-haul, come è successo per dei prodotti di Cosmify e presumo per la Born to Run di Urban Decay, ma per il resto sono stata sempre brava a non comprare le cose. Sono riuscita a recuperare 5 argomenti tra proprio prodotti oppure edizioni limitate e direi di partire subito con un marchio che vi ho già citato in 2 anti-haul fa, presumo. Si tratta della palette di Natasha Denona dei colori caldi. Non so dirvi il nome della palette in sé per sé, ma so che è uscita o sta per uscire, presumo sia già uscita quando pubblicherò il video, una palette grande da tutti i toni caldi. Allora, io ho dei prodotti di Natasha Denona e mi piacciono molto gli ombretti, soprattutto, a parte che sono gli unici prodotti che ho, però se devo usare dei prodotti, degli ombretti che si vedano, io li ho tutti nude, però che si vedano e rimangano belli, intensi, fino a sera per molte ore, sinceramente utilizzo questo tipo di prodotti del marchio Natasha Denona. Però non andrei mai e poi mai a comprare palette grandi perché costano veramente tantissimo, si parla di più di 110 euro a palette. È vero che ce ne sono tanti di ombretti, ma secondo me si può anche prendere le versioni mini che hanno 0,8 grammi di prodotto, costano 24 euro, quasi 25, e ci risparmiate e avete secondo me la quantità idonea per truccarvi gli occhi, perché ora che finite 0,8 grammi di prodotti, a voglia ce ne vuole. Però quello che io ho pensato, quello che io mi sono detta del perché metto all'interno di questo video questa palette in sé per sé, scusatemi se sentite dei rumori di sottofondo ma non sono a casa da sola, è che sinceramente un'altra palette dai toni caldi, basta, ci siamo veramente rotti le scatole di queste palette dai toni caldi, caldi, caldi e stracaldi, non se ne può più, secondo me non è neanche più di tanto di moda e chi è che la comprerà tra di voi? Io sinceramente no, sia per il prezzo, sia per il range dei colori, ma fatemi sapere se a voi piacciono ancora, se la prendereste oppure no. No, 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 no e no. Due cose che vengono dal negozio Douglas che io boicotto. Io presumo che una sia anche disponibile in altri store, ma l'ho visto solo su Douglas e vi parlo del kit, quindi non solo della palette, ma anche mascara e mi sembra rossetti siano usciti con il pack di Chiara Ferragni. Allora, non vogliatemene male, ma io non sopporto quella donna, proprio non, a pelle non mi sta simpatica, tantomeno non mi sta simpatico suo marito, perciò, anche se non li conosco, però non sono proprio né il mio genere di musica né persone che mi piace più di tanto seguire. Tra l'altro io una volta seguivo Fedez, ma su Instagram, ma l'ho tolto perché fa ridere di tanto in tanto quando guardo dei pezzi di video di X Factor quando era con Mika, però sinceramente non è che sia più di tanto una persona che andrei a seguire, ecco, non mi piace tantissimo. Non so se sia decente la luminosità, casomai dopo cerco di correggerlo se posso con l'editing. Però, insomma, con Lancome, Chiara Ferragni ha fatto uscire questa palette. Io vi parlo della palette in sé per sé, ma neanche tutti gli altri prodotti hanno questi colori particolarissimi. Che dico, perché devo andare a spendere tutti quei soldi che costa per una cosa che posso comprare benissimo da Essence? Allora, Lancome, tra l'altro, non è uno dei marchi high cost mio preferito. Ho poche cose, sono soprattutto blush, ma trovo che se magari voglio spendere qualcosina di più, so che MAC costa meno, però ecco, andrei a prendermi cose di Chanel per dirvi, di Dior, ma non di Lancome o di
Guerlain o di Givenchy, ma Lancôme non è che mi piace tantissimo. Di Lancôme ho anche dei mascara neri che sono chiusi, che devo aprire prossimamente per finire l'immensa scorta di mascara che ho. E questo è il secondo prodotto anti-haul. Per quanto riguarda il terzo prodotto anti-haul, volevo fare il terzo così, ma con la mano sinistra non ce la faccio, quindi terzo prodotto anti-haul con la destra. Con la destra sì, ce la faccio, con la sinistra no. È un kit che è uscito con i prodotti di make-up al marchio Douglas, che ha deciso di, insomma, sfornare, ma presumo siano dei prodotti già presenti in linea permanente, solo che ci hanno messo il nome di questa persona, cioè di Alice Campello. Tra l'altro Alice Campello è quasi mezza paesana, perché è di Mestre, è molto vicino a dove vivo io, e direi, cavolo, dovrei supportarla. Non è che non mi stia simpatica, ecco, lei sinceramente non mi fa né caldo né freddo come personaggio famoso. Lei è moglie di Morata e il calciatore, se non seguite il calcio. Neanche io, però almeno, insomma, qualche nome lo conosco. Quello che non mi fa apprezzare più di tanto i prodotti è che siano proprio dei prodotti a marchio Douglas. Se, che ne so, Alice Campello avesse collaborato con MAC, probabilmente ci avrei anche speso qualche soldino per prendere delle cose. Oppure con qualsiasi altro marchio. È che, come sapete, avendo avuto una batosta con una violazione della privacy che Douglas ha fatto nei miei confronti quando ho acquistato un calendario dell'avvento, che sono stata ricercata sui social per dire che hanno sbagliato, invece potevano benissimo chiamarmi direttamente e non tirar fuori il mio nome e cognome dalle tessere, fedeltà e bla 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 bla. Quindi è per quello che, insomma, io firmo per la tutela dei miei dati, e poi dopo, insomma, mi cerchi su vari canali. Ecco, questa cosa non è che mi sia piaciuta tantissimo, però vi dirò che ormai è già passato un bel po' di tempo, sono passati almeno 3 anni da quando è successo. A dicembre penso siano 4 anni, fine novembre 4, no, 3 anni, scusatemi. Però ancora io non riesco a farmi passare questa batosta, e qualunque cosa vedo, magari una collaborazione con Douglas e qualche personaggio famoso, no, non ce la faccio proprio, continuo a boicottare il marchio. Adesso io non sto più guardando nell'obiettivo perché volevo cercare il nome di questa palette che sicuramente non prenderò, e che alla fine, quante ne sono uscite? Una, due, tre, penso sia la quarta palette uscita in casa Nabla. Non prenderò neanche questa. Non prenderò neanche questa perché non è che mi ispira tantissimo sia il range dei colori, ma anche proprio la palette in sé per sé, non è che la apprezza. La Secret Palette, ecco, allora avevo scritto giusto. Secret qualcosa avevo scritto. Pensavo ci fosse qualche altra parola nel nome del prodotto di mezzo oltre a Secret. La Secret Palette. Ovviamente io quando vi parlo dei prodotti vi metto qualche immagine giusto per farvi capire che tipo di prodotti o che tipo di colori ci sono. Allora, peccato perché ci sono dei verdi, c'è qualcosa di interessante, ma se si combaciano i colori con altri colori di altre palette uscite precedentemente, ci sono troppi doppioni, troppe cose che si ripetono bene o male con un'intensità oppure con un tono molto simile, ed è per questo che non mi fa più di tanto voglia di prendere questo tipo di prodotto. Tra l'altro poi ci sono state delle controversie perché magari con dei lotti hanno guardato che il nero è più pigmentato di un altro colore. Allora io il nero non lo voglio tanto pigmentato, perché se è troppo pigmentato, ora che lo sfumo, ciao mondi, buonanotte, faccio panda e non riesco più di tanto a trovarmici bene col nero. Deve per me già partire abbastanza scarico e poi dopo lo modulo, quindi pian pianino ci gioco sopra. Ma ecco, sono due o tre colori che proprio sono particolari. Se li avesse fatti singoli e quindi in refill, probabilmente li avrei presi, ma con un insieme di ombretti che ho già in altri marchi, in altre palette, in altre confezioni, veramente no, basta. È vero che non si può pretendere di inventare un altro colore perché quelli sono i colori, però insomma, diciamo che la palette di
Chiara Ferragni è scontata perché i soliti marroncini li trovi ovunque. Qui qualche cosa di nuovo c'è, però neanche tanto perché i soliti champagnino, beigiolino li trovi ovunque ormai. No, ecco, io pensavo che stavo registrando, invece non stavo registrando un fico secco. Mi piaceva anche la parte perché ero molto me stessa. Quindi vi stavo dicendo l'ultimo anti-haul, l'ultima cosa che non andrei a prendere. L'AR Gruppo, è un'edizione limitata di Kiko Milano che si chiama New Limit Beyond. Adesso guardo di nuovo dal cellulare il sito internet, sì, esatto, si chiama Nuova Beyond Limits. Questa edizione è limitata su un pack arancione, colore che mi piace molto, ma che sinceramente non andrei a prendere perché alla fine sono sempre le solite cose. Le novità potrebbero essere gli stick, quindi illuminante stick, primer stick e blush stick, cosa che ultimamente invece ho sempre visto in polvere da Kiko. Una cipria fissante che male per me non fa mai male, lo so che è una ridondanza, però per me non fa mai schifo perché comunque di cipria ne utilizzo a quantità industriali. Però solite pochette, anche il siero non è male, però me lo metto in questo video per magari una specie di risparmio, perché tanto alla fine sono cose che non mi servirebbero a niente, ho già tante cose di scorta e non mi va più di tanto di testare. Più che altro, visto che ultimamente, a parte che Kiko non vedo più mandare, cioè non vedo più che manda le proprie edizioni limitate, ciao, i plurali singolari qua mi stanno fregando. Non vedo più che Kiko stia mandando le edizioni limitate alle influencer, alle persone che trattano make-up. Fino a qualche anno fa invece vedevo a cani e porci, non a tutti, però insomma a molte persone sì. E ci stiamo anche un po' dimenticando di Kiko, secondo me. Come ha detto anche Ornitorella, tutto sommato, perché avevo visto un video e fa: ma nessuno più si fila Kiko. È vero però, perché anche quando c'erano i prendi 4 e paghi 2, quindi in queste edizioni, questi sconti a edizione temporanea che ogni tanto Kiko ripropone, anche io stessa, ma io non sono più andata perché comunque tutto sommato mi ha stufato un po' la scelta dell'edizione, la scelta dei prodotti. Vedevo sempre le solite cose e compravo tanto Kiko quando magari avevo una scorta o una collezione molto più piccola. Invece adesso ho una collezione anche abbastanza importante e se posso prendo più cose di skincare piuttosto che di make-up. E sto andando avanti a sfruttare le cose che ho a mia disposizione, tutto qua. Fatemi sapere invece voi che cosa non comprereste tra le cose che vi ho citato, oppure anche cose che io non ho elencato. Veramente nei commenti alimentiamo questo discorso. Vi aspetto in tantissimi, vi mando un bacione e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Grazie per essere passati.